Buonasera a tutti da Maurizio Mazziero e benvenuti a questo Monitor Italia che è un webinar gratuito offerto da SwissQuote. Ovviamente ricordo che SwissQuote è uno dei primi fornitori di servizi online su Forex e CFD con diversi uffici in Europa e anche all'estero, verso Dubai e Hong Kong. SwissQuote è regolata nel Regno Unito dalla FCA, non è un market maker e non fa negoziazione per conto proprio, ma è un broker che fornisce esclusivamente un accesso diretto al mercato interbancario. Chi vi parla invece è Maurizio Mazziero, fondatore della Mazziero Research, socio professional SIAT e responsabile del comitato di consulenza di ABS Consulting. Per saperne di più basta che mettete su Google il mio nome e cognome. Vi dico solo in anteprima che fra i miei libri potrete trovare Guida all'analisi tecnica, il manuale dell'investitore consapevole e proprio da oggi investire in materie prime. Ma partiamo subito con Monitor Italia, che è una rubrica di analisi macroeconomica sui conti italiani, una rubrica che SwissQuote ha voluto così mettere a punto con il sottoscritto per poter informare su quella che è la situazione del nostro paese. Quindi una lente di ingrandimento per capire lo stato di salute del nostro paese. Ecco, vediamo quella che sarà l'agenda di quest'oggi. Andremo a vedere il debito pubblico e le stime della sua evoluzione. Vedremo quali sono i titoli di Stato in circolazione, i tassi di interesse, le variazioni trimestrali del PIL e della produzione industriale, occupazione e disoccupazione e il livello di inflazione con un confronto con i paesi europei. Insomma, vi prometto di darvi tante informazioni, magari che non sono così alla portata di tutti, che delle volte sfuggono nelle novità che ci vengono date dai media, quindi cercherò in qualche modo di renderlo il più interessante possibile. Quello che vedremo questa sera sono anticipazioni sull'osservatorio che poi uscirà il 20 febbraio. Ricordo che scorrendo nella pagina del sito Mazziero Research, voi potete trovare un riferimento, un articolo sull'indice di tutte le uscite, potete trovare alcune stime del debito e scaricare tutti i numeri che sono stati pubblicati. Ma passiamo subito al nocciolo. Ecco, quando si parla di debito, cosa si intende per debito e come si forma questo debito? Allora, naturalmente un debito si forma dalla differenza tra entrate e uscite. Quando le entrate sono inferiori alle uscite, si genera un debito. Ecco, in gergo comunque la differenza tra entrate e uscite dà un saldo primario, un saldo che può essere un avanzo qualora le entrate siano maggiori delle spese, oppure un deficit qualora le spese siano maggiori. A questo saldo primario si aggiungono gli interessi e questo per quel che riguarda il nostro paese da diversi anni ormai chiude con un saldo primario positivo, cioè le entrate sono maggiori delle spese, però una volta che vengono sommati gli interessi, il nostro paese crea debito, va in deficit. La somma di tutti i deficit genera il debito. Allora andiamo avanti e vediamo quanto è il debito pubblico italiano. Allora, il debito pubblico italiano nell'ultima rilevazione è di 2.229, si riferiva al mese di novembre. E settimana prossima, il giorno 15, verrà pubblicato il debito a fine dicembre, quindi a fine 2016. Le stime Mazziero Research riportano un calo e che lo porterebbe a 2.214 miliardi, è un calo che è inferiore al calo che normalmente avviene a fine anno, in quanto ci sono degli aggiustamenti contabili. Il calo è inferiore anche perché, come voi sapete, sono stati destinati una certa quantità di somme, all'incirca 20 miliardi, per i salvataggi bancari. Abbiamo già le stime con la Mazziero Research sia del debito di gennaio 2245, quindi vedete la forte impennata, lo vedete in questo grafico in alto sulla destra, dove la linea rossa indica il debito
diciamo ufficiale, quello di novembre, vedete il calo in grigio a 2214, già la stima che noi diamo relativo al mese di gennaio 2245 e poi una forchetta che si amplia fino ad arrivare a giugno 2017 dove avremo un debito tra 2308 miliardi e 2287 miliardi. Come vedete c'è anche un barometro, un rilevatore di velocità. Siamo in una zona rossa, in una zona che non va bene, siamo estremamente, a un livello di debito estremamente elevato, un debito PIL del 132,8%, questo, sono le stime, vedremo poi se effettivamente verrà confermato, comunque già il fatto di essere con un debito PIL, non dico tanto superiore all'80%, ma superiore anche al 120%, ci mette in una condizione davvero, davvero di delicatezza, insomma, di fragilità. Il nostro incremento del debito, come vedete nel grafico in basso a destra, è una nostra mova. Noi pensate che avevamo soltanto 14 miliardi nel 1970, stiamo parlando di euro naturalmente convertiti, e oggi siamo ben superiori ai 2200 miliardi, come dicevamo. Quindi c'è stato un forte incremento, voi vedete, con una linea che si è particolarmente innalzata a partire dal 1980. Ma quanto è, se effettivamente le nostre stime di fine 2016 fossero giuste, cioè 2214 miliardi, quanti sono 2214 miliardi? Beh, per dirlo in soldoni, se noi prendessimo 50, una banconota da 50 euro, cioè tante banconote da 50 euro, e le mettessimo una accanto all'altra, naturalmente per il lato corto diciamo, le faremmo avvicinare, quindi terremo il lato lungo e con il lato lungo cercassimo di fare un lungo serpentone, beh, dovremmo fare 10.600 volte la distanza Milano-Roma per fare questi 2.214 miliardi in banconote da 50 euro. Pensate che un Frecciarossa impiegherebbe 3 anni e 7 mesi viaggiando 24 ore su 24 per completare questo percorso. E questo vi dà in qualche modo la misura dell'entità, della grandezza di questo nostro debito. Ma verrà da dire, ma non doveva diminuire? Il ministro Padoan ci aveva detto che sarebbe diminuito, il 2016 sarebbe stato proprio l'anno in cui diminuiva il debito. Per la verità lui si riferiva al rapporto debito-PIL, questo non ce l'ha detto chiaramente, e non invece al diciamo, il valore in assoluto, quello che vi ho dato, quei famosi 2.214 miliardi. Questo perché? Perché le spese, di fatto la spesa continua ad aumentare, la spesa pubblica. Però la sostenibilità del debito la si va a vedere in relazione a quello che è il PIL, ebbene avrebbe dovuto diminuire in questo 2016, quindi andare al di sotto di quel 132,3% che voi vedete nella barra appena alla sinistra di quel tratteggio rosso che era il 2015, invece in realtà andremo intorno al 132,8%. Forse diminuirà non in senso assoluto, ma in senso in rapporto al PIL a partire dal 2017, con un lieve calo. Ma il problema è sempre quello. Noi abbiamo presentato, e questo è anche un po' il problema dello scetticismo che riscontriamo da parte di Bruxelles. Noi abbiamo sempre fatto delle ottime previsioni, facevamo delle ottime promesse, il problema è che poi queste promesse non si avveravano. E quindi voi quello che vedete qui è nella striscia rossa quello che è stato il rapporto debito-PIL effettivo, quello che dovrebbe essere la traiettoria del debito-PIL in futuro, quella linea tratteggiata blu, e voi vedete tante piccole linee tratteggiate che vi dicono quella che avrebbe dovuto essere la traiettoria nel corso degli anni. Voi vedete 2011, 2012 e come avrebbe dovuto diminuire. In realtà non è mai diminuito ed è sempre aumentato. Questo è quello che è accaduto e questo spiega il fatto per cui in qualche modo Bruxelles non si fida molto delle nostre promesse sui conti pubblici e quindi evidenzia subito quando i conti non tornano, come in effetti non tornano per i conti del 2017 ed è cronaca di questi giorni. Infatti, quello che voi vedete in alto sulla destra, l'intestazione
della lettera che Dombrovskis ha mandato e Moscovici hanno mandato a Padoan, dicendo che il nostro bilancio non era a posto, bisognava fare un aggiustamento dello 0,2% del PIL, quindi all'incirca, l'avrete sentito nei telegiornali, di 3,4 miliardi, e a questo punto, dopo le varie polemiche interne, dopo il fatto che magari ai telegiornali viene detta una cosa, nei giornali ne riportano un'altra e così via, c'è stata una risposta del ministro Padoan con una lettera in cui ha sostanzialmente detto: la crescita sta migliorando. Risolveremo con il DEF, che è il documento di economia e di finanza del 2017, questa mancanza di 3,4 miliardi. Indicheremo come andremo a tappare questa falla. Il DEF, giusto per ricordarvelo, esce normalmente intorno alla fine di aprile, e quindi in quella sede verranno definiti quei 3,4 miliardi che Padoan ha già detto: per un quarto saranno tagli alla spesa, quindi solo minimamente un quarto, e tre quarti saranno aumenti delle entrate, principalmente la lotta all'evasione. Ora, anche qui tagli alla spesa che non sono mai stati fatti, o perlomeno sono stati fatti dei tagli alla spesa, ma questi tagli alla spesa sono andati a finanziare maggiori spese da un altro lato. Ed è proprio questa una delle ragioni per cui i commissari Cottarelli e Perotti, che erano stati così incaricati per guardare alla spending review, alla fine non hanno trovato meglio che andarsene via scoraggiati. Quello che voi vedete sempre nel nostro indicatore: siamo a un deficit PIL del 2,4%, che è ben sotto dei 3% indicato dai principi di Maastricht, che però comunque non sono congruenti con il percorso di riduzione del debito. Tanto è vero che noi, secondo il DEF 2015, pensate che noi quest'anno avremmo dovuto essere all'1,8% del deficit PIL, per poi andare man mano ad avere un deficit PIL nullo, e poi avere un avanzo che ci avrebbe permesso poi di diminuire il debito. E quindi ancora una volta siamo indietro rispetto al nostro cronoprogramma che avevamo fatto negli anni scorsi. Ecco, quando si parla poi di lotta all'evasione, tenete presente che poiché è una misura che è aleatoria, e proprio oggi sono uscite dei dati sul forte incremento della lotta all'evasione, quindi degli introiti della lotta all'evasione. Non voglio entrare ora nel merito come questi siano stati diciamo raggiunti, perché talvolta magari vi sono anche delle pratiche un po' vessatorie, però ecco, quando si parla di lotta all'evasione non è un capitolo, è un capitolo aleatorio, che non si sa se potrà essere raggiunto quell'obiettivo o meno, e quindi questo costringe a inserire nel bilancio delle clausole di salvaguardia. Che cosa sono le clausole di salvaguardia? Le clausole di salvaguardia sono delle misure che scattano in automatico qualora alla fine dell'anno non venga raggiunto quell'obiettivo di incasso. Non sono una novità, sono state introdotte già a partire dai governi Monti, e tutti gli anni, diciamo che in alcuni anni, soprattutto nei governi Monti-Letta, erano scattate, e poi dopodiché sono state, diciamo, disinnescate, no? Abrogate, disattivate. Il discorso che vi voglio far vedere è quello che lo vedete in questa tabella. Voi vedete che anche quest'anno, nel 2017, ci sono 15 miliardi di disattivazione di clausole che derivavano dagli anni precedenti. Vedete quel 15.353 che è bordato in rosso, e queste sono state, non sono state diciamo completamente abolite, abrogate da entrate che ci sono state, cioè le entrate non ci sono state, quindi avrebbero dovuto scattare. Noi ci troveremmo già con un incremento dell'IVA già a partire da quest'anno. Allora, di fatto, che cosa è avvenuto? Sono state disinnescate per
2017, ma sono state portate avanti per il 2018-2019. E come voi potete vedere in quel riquadro che vedete nell'ultima riga, in basso sulla destra, ecco che vedete che tutte le volte che noi disinneschiamo una clausola di salvaguardia, ce la portiamo avanti negli anni futuri e ci dobbiamo sempre aumentare qualche cosa. Quindi questa è un'altra delle mine che prima o poi scoppierà e che si fa fatica a capire come potrà mai essere regolata? Perché voi sapete che se non si voterà nel 2017, si voterà nel 2018 ed è abbastanza difficile presumere che un governo si possa presentare al voto della popolazione dopo aver lasciato aumentare le tasse. Qui stiamo parlando di accise sui carburanti, stiamo parlando di aliquote IVA, come voi vedete nelle righe qui, vedete che quella del 10% dovrebbe passare al 13%, quella del 22% dovrebbe passare al 25% a partire dal 2018. Ecco, questa è l'entità della spada di Damocle che abbiamo con le clausole di salvaguardia. Ma perché si crea il debito? L'abbiamo visto prima, il debito si crea perché si spende di più di quello che entra, di quelli che sono gli introiti tributari. Allora, questa tabella, è una tabella che non coincide pienamente con il debito che voi vedete dall'altra parte, perché in questo caso stiamo parlando di cassa. E quando si parla di cassa, nella colonna delle uscite si hanno anche gli interessi, la spesa per interessi, che poi vedremo fra poco. Ecco, voi vedete che nel 2015 è stato disastroso. Tutti quei numeri rossi che voi vedete, vedete quanti mesi sono in rosso e pochi mesi, solo 3 su 12, sono con delle entrate superiori alle uscite. Ovvio che poi si ha un disavanzo, come nel caso del 2015, di 87 miliardi. Il 2016 è andato già meglio, intanto perché già comunque abbiamo archiviato almeno 4 mesi, diciamo, non in rosso, però perlomeno, diciamo, erano anche di capienza maggiore. Quindi, tutto sommato, sinora non abbiamo ancora il dato del dicembre 2016, però vedete che nel corso dell'intero 2000, dei primi 11 mesi del 2016, diciamo, il disavanzo di cassa è stato di 45 miliardi, che quindi è qualche cosa in meno. Andiamo avanti. Come viene finanziato il debito? Beh, il debito viene finanziato con l'emissione di titoli di Stato. Su questo siamo dei campioni e tra l'altro devo dire che la gestione tutto sommato è anche fatta abbastanza bene, perché non è assolutamente semplice cercare di gestire una mole di interessi, una mole di titoli di Stato di questo genere. Però quello che voi vedete nei grafici, sulla sinistra vedete i titoli di Stato in scadenza sino a dicembre 2017, dobbiamo rilevare che ci sono dei mesi piuttosto impegnativi. Vediamo maggio 2017 con quasi 39 miliardi, vedete con quasi 37 miliardi di scadenze giugno 2017. 41 miliardi ad agosto, tra l'altro agosto è un mese sottile dove non ci sono molti scambi, quindi questo è un mese davvero, davvero critico, e poi a novembre per 44 miliardi. Tenete conto che il fatto di guardare che ci sono titoli in scadenza, significa che devono essere restituiti. L'unico modo per poter essere restituiti è quello di fare delle emissioni di pari importo, anzi sempre maggiorati poiché il debito aumenta sempre di più, e quindi diciamo tirare avanti sulle future scadenze. Quello che voi vedete sul grafico di destra invece sono i titoli di Stato in scadenza sino al 2067. Voi vedete che più o meno abbiamo le prime 3 scadenze, 2018, 2019, 2020, abbastanza vicine tra loro. Tenete presente che però su queste scadenze manca un pezzo. Non è vero che ogni anno vengono emessi 170 miliardi di titoli, perché a questi se ne aggiungono altri 140 miliardi, e quindi arriviamo vicino ai 310-320 miliardi, che sono derivanti dall'emissione dei bot. Come voi sapete, i bot scadono, sono a 6 mesi o a un anno, e quindi questi continuamente vengono, si dice, rollati, no? Quindi spostati avanti. E quindi vedrete che anche poi nei futuri osservatori
osservatori che verranno emessi nelle future trasmissioni che magari andremo a fare, quella stessa scadenza che oggi sembrerebbe abbastanza favorevole, che voi vedete a dicembre 2017, in realtà anche quella, che è poco meno in questo momento di 5 miliardi, anche questa man mano tenderà a gonfiarsi perché i titoli, i bot che scadono a giugno verranno poi spostati o sul giugno successivo o invece su quelli a 6 mesi, proprio su dicembre. Ecco, vi faccio notare, tornando ancora sui titoli di Stato in scadenza sino al 2067, che la scadenza superiore, diciamo più in là rispetto al 2030, abbiamo 252 miliardi. Questo è anche il frutto dei titoli di Stato che usiamo chiamare Matusalemme, quelli sempre più lunghi. Voi saprete anche che c'è stata un'emissione di titolo cinquantennale, che infatti è proprio quella scadenza famosa del 2067, titolo che tra l'altro è molto pericoloso per l'incidenza che può avere, per la variabilità che può avere qualora salgano i tassi di interesse, nel senso che ci sono delle variazioni notevoli sul conto capitale, quindi sul valore di questo titolo. Ecco, a proposito degli interessi, guardiamo un po', ecco, noi spendiamo qualcosa come il 4,2% del PIL, sono tanti soldi effettivamente. Quest'anno abbiamo speso, queste qui sono le nostre stime, che sembrano essere confermate, 68,5 miliardi, spenderemo probabilmente un paio di miliardi in più nell'anno prossimo. Voi vedete già la stima, Material Research, di come sarà l'andamento della spesa per interessi nel grafico in basso a destra, e qual è la ragione che spenderemo di più? Beh, spenderemo di più perché intanto perché l'ammontare di circolanti titoli di Stato aumenta sempre di più, perché aumenta sempre di più anche il debito, e poi anche perché, questo lo potete vedere nel grafico in alto a sinistra, si è già visto un incremento degli interessi, del rendimento dei titoli di Stato. Voi vedete che già, ad esempio, per il BTP decennale siamo superiori all'1,17% nella media. Se andiamo poi a vedere quest'oggi il decennale, aveva un rendimento del 2,17%, questo dato proprio di quest'oggi, di poco fa. Voi vedete una linea gialla che è il tasso tipico, cioè quel tasso tipico lì indica in pratica il tasso unico sintetico che potremmo dire hanno i titoli di Stato, perché viene il calcolo che facciamo al Mazzone Research è quello di calcolare la quota di BTP, CCT e BOT, dare un peso a ciascuno di loro e quindi tirare fuori un tasso di interesse sintetico, quello che chiamiamo tasso tipico. Quindi noi tendenzialmente su tutto quel circolante lì stiamo pagando qualcosa come lo 0,88. Ci viene a costare, le nuove emissioni ci vengono a costare qualcosa come lo 0,88%. In realtà quello che noi paghiamo come titoli, come spesa per interessi, come vi dicevo, sono quei famosi 70 miliardi che corrispondono al 4,2% rispetto al PIL. Andiamo avanti, rendimenti e spread. Ecco, sono dei grafici che sono stati catturati quest'oggi a mezzogiorno. Voi vedete che vuoi per il discorso Brexit, vuoi per qualche nervosismo dei mercati, vuoi perché si ritorna a parlare di elezioni, vuoi perché ci sono delle instabilità. Avete sentito anche diciamo, le novità politiche, il fatto che in Francia, il fatto che alcuni candidati cominciano a vacillare un po', che tutto sommato Marine Le Pen acquista maggior peso e maggior consenso, poi vedremo se ce la farà. Bene, tutto questo innesca nervosismo, anche se non ci riguarda noi direttamente, innesca nervosismo nei confronti dei nostri titoli di Stato. E questo automaticamente corrisponde con un incremento dei rendimenti, voi lo vedete nel grafico in basso a destra, come si è innalzato dall'inizio dell'anno, si è incrementato di quasi un 0,50%. E lo vedete poi anche nello spread, uno spread che
tutto sommato, diciamo, non è variato poi molto nei rendimenti dei bund decennali che li vedete in alto sulla destra. Ma quando variano questi rendimenti, cosa significa questo? Cosa significa nelle tasche del governo centrale? Beh, anche qui ci sono delle stime che noi alla Mazzeo Reserve abbiamo fatto e che per ogni variazione del tasso di uno 0,50%, quindi mezzo punto percentuale, si ha un maggiore esborso di 126 milioni al mese, il che corrisponde a circa un miliardo e mezzo l'anno, che corrisponderebbe in qualche modo, se volete, allo 0,1% del PIL. Ecco, c'è da notare che naturalmente a questo punto, se era un miliardo e mezzo, mezzo punto percentuale, se l'incremento è dell'1%, ci sarà un maggiore esborso di 3 miliardi, se è un 2%, di 6 miliardi e così via. Ma questi maggiori esborsi si sommeranno anno dopo anno, cioè se il mio esborso, supponiamo che quest'anno si alza dell'1%, io avrò un maggiore esborso quest'anno di 3 miliardi. L'anno prossimo io avrò ancora 3 miliardi, che sono quelli che mi portavo dietro, più altri 3 miliardi dei nuovi titoli che vengono emessi. Questo fin tanto che non viene fatto il giro di tutto il circolante. Non so se mi sono spiegato bene, ma quello che vi voglio dire è che l'aumento dei rendimenti non incide automaticamente su tutto il circolante, ma incide man mano che questi vengono rimpiazzati. E quindi cosa succede? Che l'anno prossimo io avrò quelli che sono stati rimpiazzati quest'anno e quelli che devono essere rimpiazzati l'anno prossimo. E quindi qui ci sono delle cifre in modo esponenziale che tendono a sommarsi tra loro. Questo fa sì che inizialmente noi lo vedremo poco negli interessi, nella spesa per interessi, il maggior onere, ma a un certo punto, dopo 3 o 4 anni di incrementi dei rendimenti, esploderà questo aspetto e comincerà anche qui a dare degli effetti importanti sulla stabilità del bilancio e quindi altre nuove manovre, eccetera, eccetera, cose che sapevamo, che sappiamo abbastanza, vengono fatte nel corso degli anni. Ecco, e tutto questo, se voi pensate, questi rendimenti che aumentano, malgrado siamo ancora nell'era del quantitative easing. Pensate che sinora sono stati acquistati dalla BCE 222 miliardi di titoli di Stato italiano e a dicembre 2017, dove dovrebbe essere la scadenza al momento ipotizzata del quantitative easing, poi vedremo se davvero cesserà a dicembre. Certo è che da aprile diminuiranno gli acquisti, però comunque a dicembre 2017 si dovrebbero raggiungere acquisti sui titoli di Stato italiani per circa 340 miliardi, che vorrebbe dire il 18% del circolante. Se voi pensate, anche questo è un aspetto abbastanza preoccupante, che il 18% del circolante di titoli di Stato sia stato emesso dallo Stato e vengano poi comprati non da investitori, ma dalle banche centrali. Ecco, il quantitative easing, tra l'altro, vi faccio notare sul grafico in alto a sinistra, c'è anche una linea rossa. Quella linea rossa è la durata media. Voi vedete che dopo un periodo in cui la durata media dei titoli di Stato acquistati dalla BCE incrementava, ha cominciato a diminuire. Ci sono tante ipotesi per questo, ma una potrebbe essere anche quella che man mano diventano sempre meno i titoli disponibili su scadenza lunga, quindi si è costretti, la banca centrale è costretta ad acquistare dei titoli a scadenza più vicina, perché se no si entrerebbe in quei limiti che sono stati imposti per evitare di distorcere il mercato, un mercato che comunque di fatto è già distorto di per se stesso. Scusate, vi ho indicato il grafico in alto a sinistra, in realtà intendevo il grafico in basso a destra, quello è quello relativo ai titoli di Stato italiani. Per quanto riguarda invece il grafico in alto a sinistra, riguarda i titoli di Stato in zona euro, come vi ho detto, si prolungherà sino a dicembre il quantitative easing con acquisti di 60 miliardi.
da marzo in poi, ora sono 80, e sinora gli acquisti della BCE sono stati di 1.326 miliardi di debito sovrano europeo. Ma vediamo, passiamo ora, abbandoniamo il discorso del debito e passiamo ora al prodotto interno lordo. Un prodotto interno lordo che al momento non abbiamo ancora le stime delle variazioni trimestrali, dovremmo comunque perlomeno archiviare un 2016 con una crescita allo 0,8%, però voi vedete che rispetto nel grafico in alto a sinistra, rispetto ai primi del 2008, i massimi raggiunti, noi siamo ancora sotto del 7,7%. Ebbene, quando riusciremo davvero a ritornare ai livelli pre-crisi? C'è una stima di Confindustria che si è basata sui dati del Fondo Monetario Internazionale e che dice a questo ritmo qua non lo raggiungeremo prima del 2028. E questo davvero è sconfortante. È sconfortante perché se poi voi guardate anche il grafico in basso a destra, dove si ha l'andamento delle varie economie a partire dal 2008, quindi diciamo dalla crisi in poi, voi vedete che in rosso la Svizzera è quella che in termini reali, pensate, questi sono termini reali, quindi sono scontati dall'inflazione. La Svizzera, che non è chiaramente dell'Unione Europea, è quella che ha avuto il maggiore incremento, ha sofferto di meno dalla crisi ed è quella che ha messo a punto un progresso maggiore degli altri. Seguono in verde la Germania, voi vedete, diciamo ben superiore al livello 100, che sarebbe stato il livello di crisi. Segue la Francia e seguono poi due altri paesi, la Spagna in giallo e l'Italia in blu. La Spagna, come vedete, si sta avvicinando alla linea del 100, quindi significa che sta approcciando i livelli pre-crisi, molto probabilmente con la lettura del quarto trimestre 2016 riuscirà ad arrivare a 100, quindi a riagganciare i livelli pre-crisi. Guardate l'accelerazione che ha avuto, malgrado il fatto che per lungo tempo non sia stata in grado di formare un governo, e guardate noi dove rimaniamo. Guardate in che modo, diciamo, si può definire che è una situazione cronica dal punto di vista della crescita. Vediamo la produzione industriale. Tutto sommato la produzione industriale e cercando sul lato sinistro, sul grafico sinistro, cercate di guardare indipendentemente da tutti questi diciamo, elementi, gli istogrammi in rosso, la linea in blu che è molto frastagliata, se voi vedete c'è una piccola linea verde. Ecco, guardate la tendenza è comunque al rialzo. Stiamo effettivamente migliorando dal punto di vista della produzione industriale, naturalmente sono passo avanti e passo indietro, però tutto sommato c'è una tendenza seppur debole. Ahimè, sul grafico di destra la cosa non è così positiva perché l'OCSE è il leading indicator dell'OCSE, che si legge in questo modo. Con la linea tratteggiata rossa noi vediamo il progresso effettivo della nostra economia. E con la linea blu noi vediamo la prospettiva di questo leading indicator. Voi pensate che i leading indicator sono indicatori che vengono calcolati dall'OCSE prendendo in esame una serie di dati e anticipano di 6-9 mesi la lettura che verrà poi fatta, diciamo, il progresso effettivo, l'evoluzione effettiva dell'economia. Infatti, se voi vedete, questo lo potete vedere, guardate le linee blu e guardate la linea rossa. Voi vedete come la linea rossa tratteggiata, ad esempio, tra il 2009 e il 2011, segue con un certo ritardo proprio quello che era stata l'ipotesi, la stima della linea blu e quindi del leading indicator. Ecco, che cosa ci dice? Perché mi lascia abbastanza così cauto su quello che è davvero il nostro progresso economico, la nostra evoluzione, perché voi vedete che la linea blu, sebbene la linea rossa stia puntando verso l'alto, la linea blu punta verso il basso e quindi quello che ci sta dicendo è attenzione, perché nel 2017 potremmo avere un rallentamento e non un miglioramento dell'economia, come appena in questi giorni ha così preventivato il nostro ministro dell'economia nei confronti di Bruxelles. Ecco, passiamo alla disoccupazione. Disoccupazione che è al 12%, che è un livello elevato. Se noi andassimo ad aggiungere la quota di cassa integrazione avremmo un ulteriore 1,2% e lo vedete in quegli istogrammi che danno un confronto con l'Europa, in basso a sinistra.
E quindi a questo punto ci farebbe discostare ulteriormente rispetto alla media europea, che è a seconda se si vuole guardare l'Eurozona è al 9,6%, oppure l'Europa intera all'8,2%. Guardate la Francia al 9,5% e c'è la Spagna che ha ancora dei livelli preoccupanti, 18,4%, non vi dico la Grecia che è sopra naturalmente al 20%. Ma guardate la Germania è in piena, assolutamente in piena occupazione. Vi devo dire anche che la Spagna sta velocemente rientrando dal debito e quindi conferma in qualche modo la svolta positiva dell'economia spagnola dopo davvero grande, grande sofferenza. In alto a destra voi vedete la disoccupazione, quella del 12%, quella totale, e quella giovanile che ancora una volta ha segnato una lettura superiore al 40%. Su questo lato non andiamo assolutamente bene. Il grafico in basso a destra invece dà un altro confronto che ci serve per capire se il tasso di disoccupazione in rosso che voi vedete e che figura il 12%, è a fronte del fatto che si creano nuovi posti di lavoro, cioè, perdono, il tasso di disoccupazione va sempre confrontato con quello che è il tasso di inattività. Perché? Perché se aumenta la disoccupazione, ma diminuisce il tasso di inattività, come ad esempio è stato nella prima parte, diciamo negli ultimi mesi del 2016, questo è un dato positivo. Non importa che la disoccupazione magari aumenti un poco, ma se diminuisce il tasso di inattività vuol dire che ci sono altre persone che affluiscono al mercato del lavoro e quindi comunque si creano dei posti di lavoro. Il problema che cos'è? Che se voi vedete l'ultima lettura, vedete un tasso di inattività piatto al 34,8% e un aumento del tasso di disoccupazione al 12%. Quindi l'ultimo mese, l'ultima rilevazione non è assolutamente positiva, si sono persi dei posti di lavoro anziché davvero andarli ad acquisire. Ed ora passiamo a quella che è l'inflazione. C'è stato intanto ogni anno, così vi dico, c'è una variazione del paniere di riferimento. Quello che potete vedere è che sono entrati tutta una serie di nuovi dispositivi, come ad esempio le asciugatrici, le soundbar, gli smartwatch, dei dispositivi da polso per attività sportive, le centrifughe, i preparati per vegetariani e vegani, ad esempio. Ecco, e invece sono ecco, le action camera, che sono quelle tipo GoPro che si utilizzano quando si è in movimento, mentre invece sono uscite le videocamere tradizionali. Quindi diciamo un mutamento del paniere che cerca in qualche modo di andarsi ad aggiornare su quelle che sono le nuove mode di consumo. Quanto poi effettivamente dovrebbero comparire dentro questi elementi, diciamo che sospendo il giudizio, però questo tant'è, questo giusto per dirvi. Qui invece vediamo degli altri aspetti che possono essere abbastanza interessanti. Intanto un'inflazione annuale che ha cominciato ad aumentare, voi vedete nel nostro segnalatore che dice 0,7% su base annua, anche se voi in basso a sinistra nel grafico che vedete un forte ritracciamento di quella linea rossa che indica l'inflazione IPCA, ecco, tenete conto che l'inflazione IPCA è quella armonizzata, è quella che ci permette di fare un confronto coerente con tutti gli altri paesi dell'Unione Europea o comunque quelli esteri. Voi vedete che c'è un forte ritracciamento nell'ultima rilevazione, che è quella relativa a gennaio, e la ragione di questo è perché nell'indice IPCA viene calcolato anche il ribasso dei prezzi quando ci sono i saldi stagionali, cosa che negli altri indici, come ad esempio il FOI, non avviene. Ecco, sembrerebbe quindi così un po' estemporaneo il fatto che si vede una linea che va verso il basso e poi dopo si dica che l'inflazione è salita. No, in realtà, se voi la guardate su base annua, voi vedete che quel 99,1 sull'indice IPCA è superiore a quel minimo che era stato segnato nel gennaio 2016. La differenza lì sarebbe proprio effettivamente di quello 0,7%.
Ecco, passando al grafico in alto sulla destra, voi vedete il confronto con una serie di altri paesi. Vedete che qui come Italia viene indicato più 0,5 perché questa è la lettura di dicembre, non abbiamo ancora per il mese di gennaio le letture su tutti i paesi, quindi qui devo per forza mantenere in modo omogeneo tutti, la lettura, tenere un unico mese per tutti, quindi ho dovuto tenere dicembre, dove noi avevamo una crescita su base annua dello 0,5%, l'unico ormai rimasto in deflazione è la Svizzera. Svizzera che voi vedete nel grafico in basso a sinistra è sempre stata con un'inflazione molto contenuta oppure leggermente negativa. Ecco, questo vi dà già una risposta sul fatto che se un paese si trova in deflazione assolutamente non vuol dire che non cresce, perché avevamo visto prima sulla crescita reale, anzi la Svizzera era il paese che era cresciuto di più dai momenti di crisi. Quindi il concetto di deflazione vuol dire niente crescita è assolutamente non corretto. Questa è una propaganda che viene, o se volete una leggenda metropolitana, che viene così diffusa, soprattutto dai media, per portarci a pensare che la deflazione per noi non vada bene. In realtà la deflazione per noi potrebbe andare bene perché noi saremmo contentissimi di poter comprare a meno prezzo qualcosa che qualche mese prima pagavamo molto di più. Se voi guardate con ad esempio con la telefonia, non è assolutamente vero che la deflazione che c'è stata nei prezzi dei telefonini, nel senso che i telefonini scendevano di prezzo, abbia compromesso gli acquisti dei telefonini. Non è assolutamente vero che noi aspettavamo degli altri mesi per comprarci un altro telefonino, solo perché aspettando avremmo avuto un prezzo più basso. Noi il telefonino, quando avevamo bisogno, ce lo acquistavamo. Idem così facciamo con l'auto, idem così facciamo con i generi alimentari. La deflazione è stata generalmente una deflazione importata per quel che riguarda la quasi totalità del mondo, importata da un basso prezzo del petrolio, ed è stata un'inflazione particolarmente acuta per l'Italia per il fatto che c'è stato anche un abbassamento dei consumi. Questo è quello che ha generato in Italia quella deflazione. Tra l'altro, vi faccio notare anche un altro aspetto che riguarda diciamo la teoria economica. Voi vedete che intorno all'anno 2012 la nostra inflazione era molto superiore a quella, ad esempio, in verde della Germania. Voi vedete che la linea rossa è molto superiore alla linea in verde della Germania. In questo caso, quando un'inflazione è superiore, si perde di competitività. Perché si perde di competitività? Perché i prezzi aumentano di più rispetto a un altro paese e quindi l'altro paese diventa più competitivo. Quindi noi abbiamo perso della competitività anche dovuta all'inflazione nei periodi intorno al 2011, 2012, 2013. Questo ha generato naturalmente un flusso commerciale che è andato verso altri paesi, qui possiamo dire esattamente la Germania, e noi, i nostri, diciamo, i flussi commerciali verso di noi diminuivano. E quindi a questo punto si perdeva di competitività che poi, non potendosi scaricare su una differenza valutaria, quindi su una svalutazione della nostra moneta, perché abbiamo sia noi che la Germania abbiamo l'euro, si andava a scaricare sui salari, cioè per ritornare competitivi dove non c'è possibilità di agire sull'inflazione e sulla svalutazione della moneta, rimane solo un'ultima via, che è quella della svalutazione dei salari, salari che effettivamente sono diminuiti da noi. Ora, quello che vedete, quello che vi volevo far notare, è come l'inflazione della Germania sia superiore più o meno di un punto rispetto alla nostra. E infatti, se lo vediamo anche negli istogrammi, noi vediamo che la Germania ha più 1,7 e noi a dicembre avevamo 0,5, quindi c'è una differenza dell'1,2%. Questo significa che in questo momento, se da un lato questo evidenzia ancora che i nostri consumi ancora non hanno preso l'abbrivio, cioè non sono ancora cominciati davvero a partire in maniera concreta, però noi stiamo recuperando un pochettino di competitività rispetto alla Germania e questo, diciamo, è la bella notizia di questo andamento. Ma passiamo ora, siamo ormai in chiusura,
Poi dopodiché, naturalmente, se volete farmi delle domande, ecco, a un certo punto avrete sentito dire: ma questo euro è reversibile o è irreversibile? E a un certo punto Draghi ha detto: per uscire dall'euro bisogna chiudere i saldi Target 2, li vedremo fra un po' che cosa sono, e l'Italia ha un passivo di 359 miliardi. Quindi questo significa che l'Italia, oltre a tutto il suo bel debito, si trova con un ulteriore passivo di 350 miliardi. Dopodiché, poiché gli è stata fatta la domanda in modo più specifico, ha corretto dopo circa una settimana, 10 giorni, la precedente affermazione, in quanto ha detto che la moneta unica è irrevocabile e la questione dell'uscita dell'euro non è contemplata dal trattato. E quindi diciamo si è un po' ricorretto su questa cosa qui. Ma visto che ha citato Target 2, che cosa significa? Allora, Target 2 è il sistema di pagamento dei flussi commerciali tra i paesi intra-euro. Cosa significa questo? Significa che in realtà, quando noi acquistiamo un bene dalla Germania, lo paghiamo attraverso la nostra banca dovrebbe fare un flusso verso la banca centrale, la banca centrale italiana dovrebbe fare un flusso verso la banca, verso la BCE verso poi la Bundesbank e così via fino ad arrivare al pagamento. In realtà questo tipo di flussi tra banche centrali non avviene. Perché? Perché è come se fossero due branch, due filiali della stessa banca, perché in realtà la banca è la BCE. Quindi la BCE ha inventato questo tipo di sistema per cui dice: noi non facciamo nessun flusso. Quando un italiano acquista una merce tedesca, io faccio così: l'italiano paga la propria banca deposita verso la banca centrale italiana. E io come BCE do i soldi alla banca, alla Bundesbank, che poi lo dà alla banca tedesca. Il disallineamento tra la banca centrale italiana e la Bundesbank non viene saldato, rimane lì. Però in realtà bisogna poi vedere se effettivamente si può essere parificato un debito o no, perché in teoria io questa merce l'ho pagata, quindi questi soldi dovrebbero esserci. Che poi dopo non siano fluiti dall'altra parte, questo è un altro discorso. Però comunque questo, diciamo, non può, a mio modo di vedere, essere davvero trattato come se fosse un debito. Ecco, che cosa vediamo per venire al target 2? Che cosa vediamo? Guardate il grafico in alto sulla sinistra. Voi vedete in azzurro ci sono i flussi commerciali dei paesi core che sono Germania, Austria, Francia, Belgio, Olanda e Finlandia, e in rosso i paesi periferici, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia. Che cosa vediamo? Che i paesi core sono tutti in positivo e i paesi periferici sono tutti in negativo. E questo è, se voi volete, il fatto per cui l'Eurozona non è per niente equilibrata. Ci sono dei differenziali di competitività e questi differenziali di competitività si scaricano poi su questo elemento attraverso i flussi commerciali che vanno o verso i paesi core per acquistare delle merci oppure ai paesi core magari come flussi di investimento, perché riteniamo che gli investimenti verso i paesi core siano più sicuri rispetto o più remunerativi rispetto ai nostri. Ecco, se voi andate a vedere il dettaglio delle varie posizioni, quindi l'esploso soltanto per i paesi maggiori, Italia, Francia, Spagna e Germania, voi vedete che la Francia tutto sommato ha una posizione di flussi commerciali target 2 che è in equilibrio, vicino allo zero. Che cosa notate? Che quel grande surplus della Germania è di fatto formato dai deflussi commerciali, deflussi monetari di fatto, da parte dell'Italia e della Spagna. Questo è ciò che avviene e che rimane lì, insomma, di fatto Italia e Spagna fanno parte a pieno titolo del Club Mediterranée, su cui di fatto hanno una marcia che è molto diversa rispetto agli altri paesi e in punto principale rispetto alla Germania. Vado a terminare con quella che è stata
con quello che è il rating dell'Italia. Voi sapete, ultimamente abbiamo avuto anche un declassamento da parte di DBRS, che è una società canadese, sui rating morale. Il nostro è stato un continuo declino di rating. Ci costa di più anche come collaterale, quando viene depositato, dei titoli di Stato vengono depositati presso la BCE per ottenere dei finanziamenti, e questo, diciamo, conclude quello che è il vero stato dell'Italia. Poi dopodiché si potrà obiettare se questi rating sono reali, se sono faziosi o meno. Non vorrei entrare in questo tipo di polemiche, però questo tant'è. Qui c'è naturalmente un avviso sui rischi. Di fatto non abbiamo detto niente, ma è chiaro che, diciamo, le eventuali decisioni di investimento, diciamo, attengono naturalmente alle vostre scelte, perché noi qui non abbiamo voluto indirizzare assolutamente per nessun investimento. A questo punto io sono disponibile per eventuali domande. Qualora vi siano, potete scriverle in chat. Mi sembra che non vi siano domande, quindi io direi che vi ringrazio per la vostra presenza. Spero che sia stata interessante. Qualora la troviate interessante, se voi volete, potete dare dei feedback sui social network. Ah, ecco, per le slide. È possibile averle, vi direi, mandatemi una mail. La mia mail la trovate nel sito Maceo Research, su Chi Siamo, la trovate lì, e quindi ben volentieri vi invierò le slide. Le slide sono piuttosto pesanti, probabilmente vi farò con un WeTransfer, vi manderò le mail. Ecco, vedo ancora una domanda, proprio velocemente: decreto salvabanche, che cosa succede ai subordinati Montepaschi? È già stato individuato come verranno ripagati i subordinati Montepaschi. C'è comunque, nel senso che sono già stati divisi per categorie, quelli che vengono rimborsati e con quale percentuale. Naturalmente hanno detto che terranno conto anche del prezzo a cui si sono acquistate. Quindi non pensate di averle acquistate a un certo prezzo e di poterne avere 100. Dopodiché, sul singolo aspetto, bisogna andare a vedere quelle che sono state le informazioni incluse nei comunicati stampa proprio di Montepaschi. Bene, a questo punto io vi ringrazio tutti quanti, vi saluto e naturalmente vi do appuntamento ai prossimi seminari che troverete sul sito SwissQuote. Mi raccomando, continuate a seguirlo. Anche Stefano Gianti si scusa per non essere stato qui con voi questa sera. Vi saluta e chiaramente vi dà appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti, buonasera.